Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi prime impressioni su Pygmalion, manga shonen di McGarden dalla penna di Chihiro Watanabe, già assistente di Kohei Horikoshi su My Hero Academia. Una delle tra le prime uscite praticamente di Sensei Edizioni per la collana Extreme, che si prospetta comunque una collana molto interessante. A dicembre sarà disponibile il cofanetto con tutti e tre i volumi. Io ho praticamente preso, ho comprato anticipatamente la Variant Scarlet, che è uscita praticamente per Lucca, in occasione di Lucca Comics, e proprio anche per averlo in anteprima e riuscire a parlarvi di questo manga subito. È un manga che io personalmente aspettavo tantissimo, come potete capire. Avevo già la serie di tre volumi in giapponese, gli avevo dato un'occhiata, era una figata e speravo che qualcuno prima o poi lo pubblicasse. E finalmente è arrivato, ogni tanto i sogni si avverano. Sono molto contento perché comunque è un titolo molto particolare, in particolare ero riuscito anche ad accaparrarmi dal Giappone un volume che è sketchato dal sensei Chihiro Watanabe, quindi veramente una figata. Oltre a questo, ragazzi, posso dirvi che Pygmalion è proprio uno di quei titoli bizzarri, anche abbastanza fuori dalle righe, che spesso vanno a catturare la mia attenzione, no? Allora, per quello ho deciso di andare proprio a recuperarmi la serie in giapponese e vedere qualcosa in più, perché graficamente mi avevo intrigato di brutto e avevo voglia di scoprire qualcosa in più proprio su questo bel manga. Partiamo vedendo un po' l'edizione di Sensei Manga, in questo caso abbiamo la Variant, quindi l'edizione è la classica 13x18 ed è proposta al prezzo di 7,90€. In questa copertina, come vedete, magari vi faccio vedere un focus un pochino meglio, ok? Copertina abbastanza strong, qui abbiamo Makoto, uno dei protagonisti dell'opera, e possiamo capire che gli è capitato effettivamente qualcosa di strano, no? Comunque devo dire, bella copertina, bella atroce, rappresenta benissimo l'opera. Secondo me è fighissimo poi l'effetto in foil rosso laterale e anche sul numero 1 in basso, no? Particolare, c'è anche questo, un effetto veramente figata. Sul retro abbiamo ancora una bella fascia in foil rosso, ritroviamo comunque la sinossi, c'è anche la traduttrice e il logo Sensei Edizioni, lateralmente abbiamo un'illustrazione, no? Con una delle mascotte mostrizzate, di spalle c'è Keigo, che è effettivamente poi il protagonista dell'opera, ok? Costina comunque, come vedete, figa, dove abbiamo Sensei in alto, il titolo, il simbolino come edizione giapponese, e poi il numero e l'autore, ok? Il volume, come vedete, ha la sovracopertina, praticamente da una parte troviamo un messaggio di Chihiro Watanabe che dice, tra l'altro, tenere fuori dalla portata dei bambini, che effettivamente è un messaggio abbastanza giusto per questo manga, e dall'altra parte continua Pygmalion, continua anche l'illustrazione praticamente dietro, quindi c'è il logo ancora sul foil e anche il loghetto in basso della collana Extreme. E cosa aggiungere? Devo dire che comunque questo effetto in foil rosso è una figata, una bella variant che comunque non si era vista, secondo me, veramente figa. Sotto la sovracopertina abbiamo praticamente altre due illustrazioni sempre di queste mascotte mostrizzate, come vedete, e sono esattamente uguali alla versione giapponese, sono in bianco e nero anche là praticamente, e poi il volume all'interno, come vedete, è tutto in bianco e nero, ok? Direi a questo punto di spostarci e leggere la sinossi proposta dall'editore. Così poi vi dico anche un pochino qualcosa in più su che cosa ne penso di questo manga, perché è importante, molto importante. Allora, in occasione del Festival Nazionale delle Mascotte vengono diffusi misteriosi annunci, in seguito ai quali le mascotte iniziano ad attaccare le persone. Mentre la gioia sfuma nella disperazione, Keigo viene separato dal fratello minore Makoto. Il primo volume di una storia grottesca di terrore e sopravvivenza. Ed è effettivamente proprio quello che succede.
abbiamo i due fratelli che si recano a questo festival delle mascotte. Keigo è anche un po' preoccupato sin dall'inizio. La madre lo rassicura subito, dice: ma cosa vuoi che potrà succedere? Cosa vuoi che potrà capitare a tuo fratello? Ci sei tu a proteggerlo. E ogni volta che in un manga dicono ci sei tu a proteggerlo, succede sempre il finimondo. No, lo sappiamo che ormai è così, lo sappiamo palesemente che è così. Makoto praticamente è presissimo da questo festival, infatti si allontana per seguire una piccola mascotte che era saltata insomma fuori vicino a lui. Parte questo annuncio terribile in seguito al quale praticamente le mascotte diventano degli esseri di pura violenza, iniziano a fare strage di qualsiasi essere umano presente nei paraggi, si innesca una catena di ultra violenza che poi si inasprirà addirittura nei prossimi volumi, perché ho già dato un'occhiatina effettivamente, no? Alle spalle poi c'è anche uno strano esperimento, un bel mistero che comunque coinvolgerà il piccolo Makoto. Come avete capito, gli è successo effettivamente qualcosa. Insomma, abbiamo tutti gli elementi per un horror intrigante. A me questo primo volume è piaciuto molto, sia per la bella tensione che per la gestione comunque narrativa. Ma credo che la cosa che renda effettivamente originale questo manga siano soprattutto i disegni. Perché, direte voi? Beh, non è originale, perché sembra il classico manga shonen. In realtà abbiamo un tratto e anche dei personaggi che ci ricordano un po' quelli dei classici battle manga. Classici battle manga target shonen che abbiamo visto più volte, abbiamo letto più volte. Ma qui sono mischiati con un'ultraviolenza che è inaspettata. Sangue, morti, mostruosità infinite. Di queste mascotte effettivamente che prima da carine diventano improvvisamente totalmente atroci. Magari per farvi capire un attimo la situazione posso mostrarvi qualche tavola, no? Cioè questo è l'inizio del manga dove sono tutti quanti belli, felici al festival. Come vedete un disegno semplice, chiaro, bello, pulito da classico battle manga. Anche qui il buon Makoto, pieno di entusiasmo, che vede questa mascotte qui un po' particolare. Poi, ragazzi, inizia il finimondo. Inizia totalmente il finimondo. Vediamo morti praticamente ovunque. E le mascotte, effettivamente, vedete quanto diventano effettivamente atroci. Vedete che cominciano veramente a combinarne di cotte e di crude. Anche i toni e le espressioni dei personaggi diventano molto più crude, molto più tirate. Ma poi ci sono effettivamente delle scene con queste mascotte che sono veramente atroci. Adesso spero di riuscire. Guardate questa che roba. Guardate che roba. Sono veramente mostrizzate in modo atroce. Faccio vedere anche subito la pagina dopo. Guardate che occhio, guardate che denti. Magari faccio vedere anche qualcos'altro perché guardate che roba, cioè veramente bestiale. Sono... guardate che roba, guardate che tavole anche qui, veramente sono una figata. Vanno a cambiare, quando ci sono questi esseri atroci le tavole si sporcano molto di più, no? Diventa quasi un manga splatter, veramente bellissimo, dalla pulizia e dalla tranquillità iniziale che c'era all'inizio del manga. Cosa... direi che comunque è una figata pazzesca, secondo me. Già a vedere questi disegni, queste scene, questa violenza. Ammetto che, avendo comunque anche visto un po' i volumi 2 e 3 in giapponese, negli altri due volumi trovate anche scene ancora più devastanti. Aggiungerei che comunque, in qualche modo, il titolo, Pygmalion, è un richiamo al mito greco di Pigmalione e Galatea, no? Secondo il quale Pigmalione era uno scultore greco che aveva modellato questa statua così perfetta, Galatea, che sperava potesse prendere vita. Pregò la dea Afrodite, che acconsentì, lui la sposò ed ebbe una figlia, Pafo. E in un certo senso questi elementi torneranno poi proprio alla fine del primo volume, ok? E si capisce perché, insomma, il titolo di Pygmalion, perché questo manga si intitola così, insomma, ok? Quindi, essenzialmente, come detto in precedenza, un ottimo volume, intrattiene, lo consiglio assolutamente agli amanti dell'horror e anche agli amanti dello splatter, in particolare.
ma anche ai curiosi che comunque vogliono avvicinarsi magari a questo genere con un titolo originale, disegnato davvero bene, ricco di azione. Infatti è un po' anche un survival, se ci pensate, perché scappano da queste, i nostri personaggi devono cercare di scappare e sopravvivere dagli attacchi, dall'attacco di questi esseri molto mostruosi, molto particolari, molto bizzarri. Insomma, un degno titolo secondo me per una collana che si chiama Extreme, no? Io non vedo l'ora di godermi anche i prossimi due volumi in italiano, che comunque vi ricordo da dicembre saranno disponibili in box con anche il primo volume, per quella che si prospetta essere un'ottima miniserie, ricca di misteri, violenza e azione. Voi conoscevate Pygmalion? Vi interessa? Lo acquisterete? Fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale.